Lanciano concreto al Pallozzi di Sulmona, dove conquista l'affermazione numero 23 con un secco 3-0. Gara non facile comunque per i rossoneri, che nei minuti di riscaldamento perdono Sinopoli che non ce la fa, il portiere era febbricitante, e De Santis a cui si riacutizza un dolore. Rivoluzione anche nello schieramento degli under, con Alessandro Del Grosso che deve mandare tra i pali Kossiakov e sistemare per la prima volta da titolare in difesa Trisi. Il Sulmona invece vuole fare bella figura davanti al proprio pubblico e riscattare il KO di Casoli. Sfida non ricca di occasioni, ma i rossoneri sono concreti ed efficaci a capitalizzare quanto creato. Cronaca, ottavo minuto, cross di Di Gennaro, colpo di testa di Sardella, parte alta della trasversale. 14esimo, mischia in area risolta da un buon intervento di Kossiakov su Coletti. 23esimo, punizione tagliata di Quintigliani dalla destra, il portiere Ovidiano non è decisivo e arriva il gol di rapina di Andrea La Selva. 1-0 per i frentani. Bis quasi istantaneo. 28esimo, sponda di Di Gennaro per Daniele Avvantaggiato, che insacca sotto l'incrocio di sinistro a giro dal limite dell'area. 35esimo, Sardella chiama, Meo respinge. 42esimo, punizione di La Selva, traiettoria alta. Il finale di prima frazione vede il tris. 45esimo, angolo di Sardella, colpo di testa di Scudieri per il 3-0. La ripresa più morbida del Lanciano, che comunque corre un rischio al 18esimo. Trisi, Kossiakov non si capiscono, ma il Sulmona non ne approfitta. 33esimo, destro di Cucurullo, respinge Kossiakov in bellissimo stile. 37esimo, Quintigliani pesca Sardella che sfiora la rete del poker con un tocco sotto, ma il Sulmona si salva sulla linea della porta. Applausi al 90esimo per i frentani, che domenica al Guido Biondi ospiteranno la Fate Rangelina. Angelini. Mister Del Grosso, due chiavi di lettura oggi forse su tutte: un pressing altissimo del Lanciano, che forse è stata la chiave principale per arrivare alla vittoria, e un centrocampo che è sempre più camaleontico. Avvantaggiato una volta era definito il play, adesso non è più play, lo vediamo dappertutto. Questo perché l'abbiamo provato, lo proviamo anche durante la settimana. Perché? Perché comunque da quello che vedo e che sento, anche gli altri cercano di bloccare i nostri centrocampisti, ma i nostri centrocampisti si muovono, i nostri centrocampisti non sono, perché faccio un esempio su tutti, Avvantaggiato è il play e gioca solo da play, no, perché se uno te lo va a marcare diventa poi diciamo faticoso per noi costruire. Invece se lui viene marcato si sposta tranquillamente, fa la mezzala oppure addirittura il trequartista per invertire poi il diciamo il centrocampo, invece di averlo basso il play ce l'ho come trequartista. E questi sono bravi loro, perché comunque durante la settimana li proviamo, proprio perché sapevo che venendo qui l'unico obiettivo era il nostro, che un campo del genere, il pressing è molto alto verso i loro difensori. Primi 10 minuti un po' meno è venuto, perché loro hanno cercato subito di evitarlo, insomma, ecco, addirittura di attaccarci a noi, però noi siamo rimasti sempre lì belli alti, e infatti da una punizione poi è nato il gol, dove siamo andati a pressare e così è andata un po' tutta la partita. Però devo dire che dall'altra parte abbiamo trovato un Sulmona diverso, un Sulmona che comunque è stata sempre in partita. In generale queste sono partite dove il Lanciano spesso è creduto in difficoltà, un campo comunque abbastanza dissestato che in passato ha messo in difficoltà un po' comunque i palleggiatori del Lanciano. È anche stato questo un modo, diciamo, questo nuovo modo di giocare, perché poi fondamentalmente si tratta di questo, è stato un modo anche per aggirare le difficoltà dovute al campo? Ma un po' di meno, anche perché comunque ci stiamo allenando su dei campi che rispecchiano poi quello che troviamo la domenica. Se la domenica troviamo un campo in sintetico, andiamo su un sintetico; se lo troviamo di terra, andiamo sulla terra; se lo troviamo d'erba e non in perfette condizioni, abbiamo anche noi il Memmo molte volte, che per esempio non è in perfette condizioni, però comunque ci dà un regolo per la partita, ecco. Ci siamo allenati al Memmo tutta questa settimana, abbiamo provato anche tutte queste giocate. Oggi sono venuto, sono contento, ma sono contento per i ragazzi, perché così loro vedono e valutano, facendone in allenamento è più facile farle poi la domenica.
ha dovuto far fronte anche a delle difficoltà nel riscaldamento, Sinopoli che ha dato forfè, De Santis che ha dato forfè, però sia Trisi che Kostyakov si sono fatti trovare pronti, buone anche le loro prestazioni, e anche quali sono a questo punto le condizioni dei due infortunati? Ma la Sinopoli a un certo punto non riusciva più a respirare, avendo raffreddore in questi giorni si è bloccato a livello respiratorio e ho dovuto cambiarlo, mentre De Santis ha avuto un leggero affaticamento sull'interno coscia sinistro e comunque avevo i sostituti e li ho cambiati tranquillamente, ma io non mi sono fatto prendere da nessuna ansia, perché so che è una rosa ampia, una rosa importante, che chi gioca, io l'ho sempre detto, sono loro poi che fanno la formazione domenica durante la settimana. Oggi non avevo nessun dubbio, anche cambiando due giocatori l'hanno dimostrato sul campo, perciò sono contento per chi è entrato a posto dei tra virgolette titolari dell'inizio, però qui nessuno è titolare, tutti utili ma nessuno è indispensabile. La situazione invece di Petrone, quali sono le sue condizioni? È migliorato tantissimo, penso che domenica sia a disposizione, non l'abbiamo voluto rischiare queste due partite, sta recuperando appieno, perciò da martedì sarà già col gruppo.